Gli Stati Uniti chiedono la clemenza per i giornalisti condannati a dure pene detentive in Egitto e per tutti i detenuti politici. E il segretario generale delle Nazioni Unite ha espresso profondo sconcerto dopo la pronuncia delle sentenze di condanna per i 3 giornalisti di Al Jazeera arrestati al Cairo con l'accusa di terrorismo e detenzione di armi. Il segretario generale è molto preoccupato per la recente decisione della Corte in Egitto, ha detto il portavoce di Ban Ki-moon, in particolare per la conferma della sentenza di morte nei confronti di 183 persone e per la condanna di giornalisti, comprese le condanne per i giornalisti di Al Jazeera. Ovviamente non sussistono i caratteri di un equo processo e sentenze di condanna alla pena di morte minano ogni prospettiva di stabilità a lungo termine, ha detto. La decisione dei giudici egiziani arriva dopo 5 mesi di carcere per Mohamed Fahmy, Bahair Mohamed, per il giornalista australiano Peter Grest, condannati a pene tra i 7 e i 10 anni, condannati in contumacia a 10 anni di carcere, altri 12 giornalisti, tra cui 2 britannici e un olandese.